Prima di passare un po' immediatamente al Laboratorio Italia, visto che anche Francesco ha partecipato a questa iniziativa di ASGI come operatore legale, in più comunque è un attivista nella propria città, visto che Taranto è una città nella quale è stato realizzato, attivo un hotspot. E quindi magari è giusto anche proprio iniziare a fornire alcune letture di come sta funzionando l'hotspot e di come funzionano e di come funziona l'approccio hotspot delle politiche europee, perché si parla spesso appunto di questo tema, credo che molti non sappiano bene come sta funzionando e quindi credo che sia utile anche fornire questo tipo di informazioni e provare anche a dare un'analisi rispetto a questo. Sì, quando parliamo di hotspot parliamo di una serie di elementi, una serie di tendenze. Io faccio riferimento a, diciamo, un luogo geograficamente situato. Diciamo, ho seguito, provo a seguire le vicende legate all'hotspot di Taranto, che è situato in una zona anche simbolicamente importante. Più avanti proverò a spiegare perché. Parliamo anche di altre cose quando utilizziamo la parola hotspot. Parliamo evidentemente di una scelta politica europea e di una prassi europea che tende a diffondersi ben oltre dei luoghi geografici precisi. Quindi, cioè, proviamo a muoverci lungo questa doppia tendenza: luoghi fisici che hanno molto a che fare con il territorio e più politiche europee che vengono applicate all'interno di quei luoghi. Da quando abbiamo letto che Taranto era una delle sedi previste per la realizzazione di questi hotspot, nella roadmap, che è un documento del Ministero dell'Interno dello scorso settembre, abbiamo iniziato a ragionare intorno a che cosa vuol dire realizzare un hotspot, che cos'è un hotspot e in che maniera si relaziona con il flusso delle migrazioni. Per comodità si fa prima dire che cosa non è un hotspot. Un hotspot non è un centro. Non è un centro perché non è prevista in nessuna parte della normativa che ci sia un centro adibito ad hotspot. Non è un centro anche perché, per una serie di elementi, diciamo, le procedure o l'approccio, o meglio, l'approccio hotspot, tende a diffondersi in tutta la cosiddetta filiera dell'accoglienza o dell'esclusione, non è immediatamente localizzabile intorno a delle zone precise. Quindi non è sicuramente un centro, non è neanche probabilmente una procedura, anche in questi termini, non è prevista una procedura hotspot. Che cos'è una procedura hotspot? Allo stato attuale niente, al di là di una serie di prassi amministrative, molto spesso anticipate prima che fossero codificate, anche soltanto dal punto di vista amministrativo. Quindi non è un centro perché non è previsto da nessuna parte, per esempio è descritto il funzionamento degli SPRAR, dei CAS e così via, per l'hotspot non abbiamo un riferimento normativo in questi termini. Non è una procedura perché appunto non è codificata e anche perché in realtà all'interno degli hotspot assistiamo costantemente all'applicazione di diverse procedure, nel senso i migranti tendenzialmente vengono trattati in maniera molto diversa a seconda soprattutto del paese di origine. L'hotspot, e anche in questi termini utilizziamo le parole del Ministero, è un approccio, cioè un approccio, in qualche modo una tendenza, una linea guida. Facevo riferimento appunto alla collocazione geografica precisa, Taranto, dicevo, è una delle sedi degli hotspot, e insieme ad altri tre porti siciliani. Questi sono formalmente indicati come hotspot, materialmente sono luoghi in prossimità degli sbarchi, per esempio l'hotspot di Taranto è adiacente al porto. Nel porto arrivano le navi, subito dopo le persone vengono condotte all'interno di questi hotspot. In qualche modo la natura complessiva di questi hotspot è legata al meccanismo di selezione tra migranti e rappresenta per il nostro, diciamo, per il funzionamento delle politiche migratorie anche sui nostri territori una novità. Una novità in questi termini: l'accesso alla procedura di asilo, la possibilità di manifestare la volontà di richiedere protezione ad un paese, nei fatti attualmente in Italia viene applicata in maniera differenziale. Non tutte le persone hanno la possibilità di manifestare la volontà di chiedere protezione, non tutte le persone hanno un'informativa legale efficace, che è anche un obbligo derivante anche dal diritto comunitario. Le persone collocate all'interno dell'hotspot, diciamo, non sono informate sui diritti, diciamo, ai quali potrebbero avere accesso. Questa informativa molto spesso è soltanto pro forma e in più viene
sviluppata quando la persona è ancora soggetta a tante vulnerabilità legate anche al viaggio, al transito. Molto spesso questa informativa o presunta informativa viene fatta nelle ore immediatamente successive all'arrivo. Possiamo immaginare la condizione di vulnerabilità e difficoltà complessiva di una persona che affronta un viaggio molto difficile, molto impegnativo e, come sappiamo, molto spesso mortale. Arriva in un luogo che non conosce, incontra persone che non conosce, che molto spesso non si qualificano. E proprio in quegli attimi si gioca una parte fondamentale dell'accesso, del mancato accesso di quella persona a una serie di diritti molto importanti. Questo meccanismo avviene tendenzialmente nella maniera che ora provo a descrivere. Utilizzo la parola tendenzialmente perché anche in questo caso non siamo davanti a una procedura codificata, ma siamo nell'ambito delle prassi amministrative che per loro natura sono flessibili in qualche modo in divenire. Alla persona viene somministrato un foglio notizie che ha le sembianze di un questionario con una serie di opzioni. In alto il migrante deve fornire la propria generalità, nome, cognome, paese d'origine, data di nascita, in qualche modo i dati biografici. Sotto ci sono una serie di opzioni che il migrante deve, alle quali deve in qualche modo aderire, che descrivono il motivo per il quale il migrante ha intrapreso il viaggio. Queste opzioni sono queste: sei venuto in Italia per lavorare, fuggire dalla povertà, altro, e poi in basso asilo. Questo è un questionario evidentemente dalla difficile comprensione per chi non conosce il meccanismo, in qualche modo, di accesso alle procedure, e soprattutto è dalla comprensione assolutamente impossibile se non viene messa la persona nelle condizioni di capire A, il contenuto del questionario, B, le conseguenze giuridiche alle quali la persona viene esposta qualora dovesse rispondere in maniera errata. A una domanda, sei venuto in Italia per lavorare, la risposta più ingenua e più sincera: sì, sono venuto per lavorare, perché in qualche modo rifiuto anche una certa retorica che voi europei ci tirate addosso, di quelli che vengono in Europa per campare sulle politiche pubbliche, eccetera, eccetera, eccetera. Sono venuto per lavorare, il lavoro, come conosciamo bene, è la porta d'ingresso per la società e permette l'accesso a una serie di diritti anche dal punto di vista dell'immaginario. Bene, questa risposta, soprattutto per alcune nazionalità, apre le porte per un provvedimento di respingimento, soprattutto per alcune nazionalità, perché molto spesso, ovviamente il dato non può essere casuale, le persone provenienti dai paesi con i quali l'Italia ha accordi di riammissione, tendenzialmente, guarda caso, sono tutte persone che autodichiarano, nonostante appunto questo gli esponga una serie di problemi, di essere venuti per lavorare. Mi riferisco a casi molto specifici e a conseguenze molto materiali, non solo astratte come la parola approccio lascerebbe intravedere. In particolare ci siamo trovati davanti a casi molto molto preoccupanti. Per esempio, circa un mese e mezzo fa ormai, più di 200 cittadini di origine marocchina sono stati appunto respinti tramite questo meccanismo di questo cosiddetto foglio notizie che provavo a descrivere. Sono stati respinti, in sostanza sono stati allontanati da questo hotspot, da questo centro situato vicino al porto, in qualche modo dispersi sul territorio, senza documenti in regola, senza la possibilità di, per esempio, lavorare contrattualizzati, senza la possibilità di accedere a una serie di diritti, per esempio con riferimento alla possibilità di appunto avere una casa, avere formalmente una casa, e un'altra serie di altre difficoltà che è facile immaginare. Presenti sul territorio, hanno ovviamente la possibilità di fare ricorso contro questo respingimento. Nei fatti questo avviene molto poco, perché le persone hanno molto spesso la volontà di abbandonare presto un territorio che evidentemente offre poco da tanti punti di vista, anche dal punto di vista delle condizioni medie di vita o le forme di vita, in particolare per chi è migrante. E soprattutto non c'è, anche da questo punto di vista, un'informativa idonea per rispondere e per prospettare una serie di possibilità. Grazie ad alcuni spazi sociali che appunto hanno aperto le porte, hanno predisposto dei percorsi di accoglienza per diverse decine di questi ragazzi, poi mano a mano, grazie anche ad alcuni avvocati della rete ASGI, i provvedimenti sono stati impugnati e qualcuno è riuscito in qualche modo ad accedere anche alla procedura d'asilo. Rispetto al numero complessivo, però, ci rendiamo conto che le persone che impugnano il documento e che riescono a formalizzare la volontà di chiedere protezione internazionale, quindi andare in accoglienza, è molto molto ridotto. C'è uno scarto assolutamente drammatico. Le altre persone verosimilmente resteranno o sul territorio in condizione giuridica cosiddetta di illegalità, o si sposteranno verso altri paesi con uguali rischi. È interessante riflettere sulla parola approccio,
proprio perché c'è questa tendenza preoccupante. Non soltanto questi centri che descrivevo funzionano in questi termini, ma per esempio tante questure funzionano secondo l'approccio hotspot. Materialmente molte questure diciamo, distribuiscono questo foglio notizie e diciamo, selezionano in questa maniera i migranti. Ecco, la vera ossessione, almeno in Italia, almeno in questa fase, sembra essere la selezione tra le persone, una differenziazione, in qualche modo una messa in scena della differenza. Questa è una costante nelle politiche migratorie, diciamo, selezionare e classificare i migranti, anche in grado alla presunta produttività e alla presunta capacità di essere inseriti nell'ambito della forza lavoro. Questa tendenza si sta accentuando in questa fase tramite appunto questo approccio hotspot. Anche le questure lo fanno, il ministero parla anche di hotspot mobili, nel senso unità formate da evidentemente Frontex o le agenzie europee, funzionari italiani degli uffici di immigrazione, personale diciamo, che fa mediazione in qualche modo culturale o che dovrebbe farla, che vanno in giro. Per esempio Brindisi sta funzionando anche nelle ultime settimane con questo meccanismo, anche altri porti non formalmente indicati nell'elenco dei porti previsti che appunto nell'ambito degli hotspot tendono a funzionare in questi termini. Cioè, è molto preoccupante questo meccanismo per una serie di ragioni. Ovviamente espone le persone che ricevono questi provvedimenti a una serie di difficoltà che prima molto schematicamente riassumevo. Espone le persone anche a una serie di violenze molto molto dirette. Anche negli ultimi giorni abbiamo registrato dei fatti molto molto gravi. Come sappiamo, da un anno circa a questa parte, nei porti italiani o nelle zone di primo arrivo, diciamo, è obbligatorio il cosiddetto fotosegnalamento. Le persone sono in qualche modo obbligate dagli apparati di polizia a dare le impronte. Queste impronte vengono inserite in un sistema che si chiama Eurodac e vincolano in qualche modo la persona al paese di primo arrivo, in questo caso l'Italia. Possono eventualmente chiedere protezione all'Italia, non possono, tranne alcuni casi appunto particolari, andare in un altro paese e chiedere lì protezione. Ovviamente i migranti iniziano a conoscere bene questo meccanismo, i rischi connessi a lasciare le impronte in Italia che vincolano tendenzialmente il migrante a quel paese, e provano a rifiutarsi, in numero anche significativo al appunto rilascio delle impronte, e di conseguenza nelle ultime settimane in particolare abbiamo registrato molti casi di violenze da parte delle forze dell'ordine all'interno degli hotspot per obbligare i migranti a lasciare le impronte. Questo inizia a essere un'emergenza. Abbiamo racconti anche molto circostanziati di violenze dirette e anche di metodi cosiddetti informali per gestire i rifiuti, per il rifiuto da parte dei migranti. Per esempio persone trattenute all'interno di autobus all'interno dell'hotspot, che non sono, cioè, per tante ore sotto il caldo, finché in qualche modo stremati sono stati costretti a dare le impronte, oppure altri episodi di mezzi di pressione informali per indurre le persone appunto ad accettare questa condizione. Questo inizia a essere uno dei temi che dal nostro punto di vista va raccontato, analizzato e contestualizzato nell'ambito appunto delle politiche complessive.